Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Questo è un video haul relativo agli accessori che ho comprato al mare sulle bancarelle. Allora, ragazze, io partirei subito perché gli acquisti sono veramente tanti e io avevo deciso di girarvi questo video adesso perché sono appunto in casa e sto preparando le valigie per andare via, però ho detto vabbè, poi torno a casa, qua qualcosa mi dimentico, eccetera, eccetera, insomma ho deciso di girarvelo adesso. Allora, partiamo subito con questa pochettina dove dentro ci ho messo tutte le cover acquistate per il cellulare. Allora, vi dico solo una cosa. Allora, le prime due cover che ho comprato e che hanno avuto un successo enorme su Facebook e su Instagram sono state queste due. Allora, questa è tutta rosa con i fiorellini, qui con una trina, molto molto carina, mentre l'altra è questa qui rosa, comunque si dà sempre sul rosa, con diciamo tutte le farfalline, vedete, molto 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 carina. E queste qui le ho pagate 3 euro l'una. Poi a 5 euro invece ne ho comprate due, che no scusatemi, ne ho comprate una sola a 5 euro, che è questa qua rosa con Minnie, che ragazze è veramente 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 carinissima, e anche se insomma l'ho pagata 5 euro non la potevo assolutamente lasciare lì perché è molto molto carina. Poi ha sempre due cover 5 euro, gli ultimi giorni ho preso, allora io ho questa qua di Marilyn, e l'ho pagata appunto praticamente 2,50 euro perché con gli altri 2,50 euro ha preso mia cugina un'altra cover con la bandiera inglese, quindi io praticamente ho preso questa qua con Marilyn. E poi ne ho prese altre due sempre a 5,02 euro e ho preso questa qua, guardate quant'è carina, con tutti i piedini di animale, molto 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 carina. E poi ho preso questa qua praticamente leopardata, veramente veramente carina. Sempre per il cellulare e sempre sulle bancarelle al mare ho comprato il ricaricatore per il telefono, e questo è quello praticamente che ha quattro spinotti dove praticamente ci si possono caricare diversi tipi di cellulare. L'ho comprato sia io che Gabriele, e poi Gabriele ha preso anche la cassa, quella da attaccare al cellulare, e abbiamo pagato tutto 20 euro, quindi insomma un prezzo veramente veramente conveniente. Poi vi faccio vedere una sacchettata di pochette che ho riportato a casa dal mare. Allora, queste due pochette sono molto carine, sono una rosa e una nera con i pois argentati, e sono tutte, vedete, molto 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 cangianti, e queste due le ho pagate 1,50 euro l'una. Gli ultimi giorni al mare invece tutte le pochette le avevano messe ad 1 euro, e io ragazze non le ho lasciate lì e ne ho prese, allora, due fatte così, che sono appunto rosa con tutti i rossettini, i baci, eccetera, eccetera, e ne ho prese altre due sempre fatte uguali però su lilla. Io ragazze per 1 euro non le ho potute assolutamente lasciare lì, anche perché appunto tanto sono pochettine che servono, fanno comodo, poi si rompono, e quindi ho preferito riportarle a casa, anche perché sapete che poi io le uso tantissimo tipo durante i viaggi, eccetera eccetera eccetera. Poi passiamo agli accessori in generale per me. Allora, ho acquistato, ragazze, la cosa più costosa che ho preso è questa collana qua, che guardate, bellissima, io spero la riusciate a vedere, ed è fatta tutta a mano. Questa le fa un ragazzo che viene qui al mare da me, lui viene dal Costa Rica e fa tutte queste cose a mano. Questa me l'ha regalata Gabriele e l'ha pagata 30 euro, però ragazze è qualcosa di magnifico, è tutta incastonata in argento, tutta fatta a mano, e cioè, vista magari adesso così alla luce artificiale fa schifo, ma vista al sole è qualcosa di spettacolare. Poi sempre Gabriele mi ha regalato altre due collanine, e queste qui costano, cioè le ha pagate solamente 1 euro, e sono queste. Allora, questa è una classica, vedete, stella marina, che è bianca tendente al giallo, molto molto carina, sono di vetro con il laccino in raso, mentre l'altra è questo cuoricino qua,
vedete, rosa, tendente a rosa, con il laccino sempre in raso rosa, molto 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 carino. Poi ho acquistato ad 1 euro due braccialetti. Allora, il primo è questo qua, che sono quelli appunto che si arrotolano al polso, vedete, ed è fucsia con tutti i brillantini. E poi ho preso questo qua di stoffa, molto molto carino, che ha tutte le farfalline colorate, già, verde, gialla, azzurra e rosa. Poi, sempre a 1 euro, ho acquistato questo anello qua con il segno infinito, che come potete vedere è molto molto carino. Anche questo qui ve l'ho messo in una foto su Instagram, quindi magari ve la pubblico qui e ve la faccio vedere. Comunque è questo qua. Passiamo adesso, ragazze, al reparto orecchini. Allora, se non vi interessa il video, non vi interessano gli orecchini, vi dico già, stoppate il video, andate a vederne un altro, perché ne ho prese una marea. Allora, gli orecchini, i ragazzi, li ho pagati tutti 1 euro al paio, e ve li faccio insomma un pochino vedere nel dettaglio, anche se magari sarà un po' il video noioso. Allora, ho preso questi due pendenti qua, che sono appunto celesti, tutti tempestati, vedete, di brillantini, molto 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 carini. E niente, questi già li ho indossati, perché praticamente li ho messi su un outfit con il mini dress nero. Poi avevo la cinturina celeste, le scarpe, gli stivaletti celesti e appunto gli orecchini celesti. Poi ho acquistato questi orecchini qua fatti a fiocchetto, e li ho presi sia rosa sia neri, e quelli neri me li avete già visti indossati nella foto che ho pubblicato su Instagram della notte bianca. Avevo questi qui neri, e ragazze, sono veramente molto molto carini. Poi ho preso sempre piccolini queste due, questa stella marina, aiuto, vediamo se la vedete, che è rosa e fucsia con tutti i brillantini in pandan con il braccialetto. E anche queste due le ho portate tantissimo, in particolar modo me le mettevo tipo la mattina, perché magari prima di andare al mare mi dovevo fermare a prendere il pane, mi fermavo in edicola, insomma, e mi mettevo gli orecchini. Poi ho preso, allora, questi pendenti qua, ve lo faccio vedere uno solo, che anche questi comunque già ho indossato, e sono praticamente tutti composti da mini cuoricini rosa con tutte le perline argentate, e ragazze, sono veramente molto 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 carini. Poi ho preso, allora, ancora incartati, questo qua, che è un paio di cuoricini che danno sul grigio, vedete, molto molto carini anche questi. Poi ho preso questi due cuoricini qui, che sono rosa con tutti gli Swarovski. Poi ho preso questi, che sono fatti a goccia, qua hanno una rosellina argentata, qua sono fucsia, tutti tempestati brillanti. Poi ho preso queste farfalle qua, che praticamente sono fatte a tre, sì, praticamente vedete, sono tre farfalle, una dalla più grande alla più piccola, e quella sopra è dorata, e le ho prese verdi perché, come sapete, mi garba il verde, ma ho pochi orecchini verdi. Poi ho preso come fiocchetti questi due, e sono pendenti, e li ho presi in color beige e in color rosa cipria. Spero riusciate a vedere qualche cosa, comunque sono molto carini. Poi ho preso questi qui fatti a conchiglie, anche questi qui fucsia argento, che sono qualcosa di spettacolare, cioè è proprio, sembra una conchiglia vera, vedete, colorata di rosa con, ok. Poi per finire ho preso lunghi, questi qua con la farfallina, che io li ho guardati tantissimo prima di portarli a casa, vedete, sono fatti così, però quando sono tornata a casa praticamente questa farfallina ha la luccia rotta, quindi adesso vedrò se magari tipo li utilizzerò, magari questo con di là una farfallina più piccola, vedremo un po'. Ah, poi ho acquistato, questi li ho pagati 1 euro due paia, ho preso praticamente questi, che sono fatti a
clip piccoli e ho preso allora, i dadini rosa tutti tempestati di brillantini e queste fiorellini celesti, vedete, con uno piccolo svaroschino centrale. Questi io li ho presi perché io praticamente ho 6 buchi agli orecchi e quindi mentre nell'ultimo buco mi piace mettere appunto gli orecchini grandi pendenti, negli altri ci tengo quelli piccoli e questi mi fanno molto molto comodo. Per finire, ragazze, ho fatto una strage degli orecchini Dior Inspired e ve li faccio vedere nel dettaglio i colori che ho preso, ma non mi ci soffermo tanto perché se no insomma viene un video extra long. Ok, allora ne ho presi un paio arancioni, vedete, io come ve li faccio vedere così, un paio arancioni che sono piccoli perché io li avevo già sull'arancione, però erano un modello più grande, questi sono diciamo più piccolini. Poi ho preso questi color Tiffany, ok, poi li ho presi neri, ok, li ho presi color rosa ciprio, li ho presi color argento, li ho presi color azzurro, eccoli qua, poi li ho presi un rosa cipria, però è diverso dall'altro, questi sembrano molto più al bianco e sono più piccoli, e poi ho preso 4 paia con il brillantino, vedete, praticamente la pallina davanti è fatta a brillantino, e li ho presi color Tiffany, color bianchi, color rosa cipria e color celeste, e questi sono diversi perché davanti sono fatti così. Allora, io ne ho prese diverse paia perché non mi devo giustificare, ma ve lo volevo raccontare, perché praticamente sono andata in centro a Follonica e questi orecchini li ho trovati allora in negozio a 12 euro, mentre sulle bancarelle a 6 euro, 6-7 euro. Io da lui ho pagati 1 euro al paio, quindi ragazze io me le sono presi e ciao! Poi vi faccio vedere anche che, siccome praticamente io vi ho detto che tutti gli orecchini li ho pagati 1 euro, però qualche paio lui me lo ha regalato, perché magari andavo lì e tipo ne prendevo 5 paia, magari me ne regalava uno. E infatti ora non mi ricordo però quale ho comprato e quale mi ha regalato, vi faccio vedere che però mi ha regalato praticamente 2 bracciali fatti così, con la perla che si aprono, insomma fanno la sua, non è che sono che mi piacciono da morire, però insomma fanno la sua porca figura, vedete, e me ne ha regalati uno color argento e uno color oro. Allora ragazze, questo è il video relativo agli accessori, sia per me sia per il mio cellulare. Io niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione enorme a tutti e al prossimo video, ciao!